This call is now being recorded. Presidente. Sì, buongiorno dottor Manfredi, mi scusi, non avevo visto la registrazione. Possiamo procedere con l'appello, per favore? Sì. Aresu. Presente. Cannella. Presente. Di Muli. Presente. Nona. Presente. Pernice. Presente. Sino. Presente. Cusino. Presente. Tumbarello. Presente. Valenti. Presente. 9 presenti. Constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. Maraventano è assente, naturalmente. Sì, Maraventano è assente. E nomino scrutatori i consiglieri Susinno, Tumbarello e Valenti. Se non ci sono contrari o astenuti, il consiglio approva all'unanimità. Un attimo solo che finisco, signori, con la... vi sto girando chiaramente tutti gli allegati di cui avevamo già parlato. Aspettiamo l'ingegner Di Lorenzo che si sta collegando. Aveva avuto qualche problema tecnico, ma alla fine ha risolto pur di essere presente, quindi lo ringrazieremo sicuramente per questo. Sperando che riusciamo a superare questi problemi tecnici. Eccolo. Dovremmo averlo ora. Ingegnere, buongiorno. Ha l'audio disattivato, non la sentiamo. Buongiorno, consigliere. Ingegnere, buongiorno, buongiorno, grazie della sua presenza e grazie anche grazie di aver, di aver fatto tutti gli sforzi, insomma, per essere presenti qua. Sappiamo i problemi tecnici che aveva oggi e di queste le siamo grato, le siamo grati. A questo punto io direi di iniziare, quindi dottor Manfredi, io accantonerei, se siamo un po' tutti d'accordo, chiaramente la fase delle comunicazioni, così da poter procedere al prelievo del punto numero 3 all'ordine del giorno e liberare poi l'ingegner Di Lorenzo e continuare noi con i nostri lavori d'aula, così come avevamo concordato. Votiamo il prelievo del punto 3. Certo, assolutamente. Facciamo per appello nominale. Sì, per appello nominale. Prelievo punto 3. Aresu. Favorevole. Cannella. Favorevole. Di Muli. Favorevole. Maraventano assente. Nona. Favorevole. Pernice. Favorevole. Sino. Favorevole. Susinno. Favorevole. Tumbarello. Tumbarello. Favorevole. Valenti. Favorevole. Quindi con no, approvato all'unanimità il prelievo. Perfetto. Allora, ridiamo il benvenuto all'ingegner Di Lorenzo della pianificazione territoriale, riqualificazione urbana e la pianificazione territoriale urbanistica, è responsabile del procedimento circa il punto in questione, ovvero l'adozione, sensi dell'articolo 12 della legge regionale 78, del piano particolareggiato in zona territoriale omogenea D2 denominato Viale Michelangelo. Ingegnere, noi l'abbiamo invitato in aula e non perderò mai occasione per ringraziarla, semplicemente perché quando noi siamo chiamati a esprimere pareri,
Sicuramente è sempre buono aver l'ausilio tecnico, chi meglio di lei, appunto, essendo il relatore, ma ancor più perché quando ci sono tanti interessi all'interno dello stesso piano, abbiamo per forza, al fine di dare il miglior parere, bisogno dell'ausilio tecnico. Quali sono questi interessi che a noi, appunto, che c'erano in questo piano? Perché sono gli stessi che abbiamo riscontrato nel piano particolareggiato, perché è molto simile come conformazione del piano particolareggiato Trabucco. Questi interessi sono chiaramente, noi dobbiamo garantire, siamo qua chiamati a garantire gli interessi di tutti, quindi sicuramente delle attività commerciali, ma non solo di quelle che si andranno ad istituire all'interno di quest'area, ma anche delle piccole presenti nel territorio, perché è chiaro che dobbiamo capire se le altre aree sono destinate le altre attività commerciali piccole sono destinate a scomparire con l'avvento appunto dei grandi nomi, o comunque dei grandi supermercati o le attività che comunque verranno ad insistere in quest'area. Siamo chiamati a garantire sicuramente la viabilità, quindi vogliamo capire se questo può essere di intralcio, può in qualche modo influire sulla viabilità, non tanto del Viale Michelangelo, anche se non sta messa benissimo, insomma, come viabilità, ma quantomeno dei quartieri limitrofi, quindi per intenderci il quartiere Curillas, motivo per cui, come le dicevo, nel parere che già abbiamo espresso in due consigliature, quindi non solo in questa consigliatura, ma l'abbiamo espressa molti di noi, che era presente anche nella scorsa consigliatura negativa, era proprio la questione legata al quartiere Cruillas, perché il quartiere Cruillas già soffre di problemi di viabilità, di gravi problemi di viabilità, e sicuramente una nuova istituzione di un'area commerciale può solo danneggiare. Quindi vogliamo capire se siamo sulla stessa linea o no. Quindi queste tre, diciamo, sono le parti che noi vogliamo garantire in toto, quindi per questo abbiamo bisogno del suo ausilio. Io procederei, se lei è d'accordo, con magari, non so se è meglio che lei espone il progetto, anche se noi lo conosciamo, l'abbiamo letto, magari ci può dare qualche dettaglio più approfondito. Io all'occorrenza le voglio dire che siamo riusciti a capitare le tavole, quindi sono riuscito a inviare da stamattina, che ci siamo sentiti ad ora, tutti gli allegati ai consiglieri, quindi abbiamo tutti i disegni davanti, quindi siamo pronti a visionarli contestualmente a lei. Quindi procedere così, o ascoltare gli interventi e le domande che i consiglieri le vogliono porre, per poi tirare una conclusione. Mi dica lei su questo. Sì, se volete potete procedere a fare le domande, se per quello, diciamo, che posso, diciamo, va bene, dal punto di vista posso rispondere, vediamo. Perfetto, sì. Allora prenotati ancora non ce n'è, ma già sapevo che c'era la consigliera Tumbarello che aveva qualche domanda da fare, ci eravamo anche confrontati stamattina, quindi procederei intanto dando la parola alla consigliera Tumbarello. Sì, grazie, buongiorno. Allora, premetto che io non ho le competenze tecniche, ovviamente, diciamo, relativamente alla realizzazione di quest'opera. La mia domanda riguarda le attività di autodemolizione, cioè la cosa che mi lascia perplessa, dico, una delle tante, questa è quella su cui mi sono soffermata di più, le aziende, le tre attività già esistenti hanno presentato opposizione alla realizzazione del piano e è stato scritto che hanno una concessione di 10 anni rinnovabile e che quindi nel momento in cui venisse rinnovata la concessione, di fatto loro potrebbero continuare a permanere. Quindi io mi chiedo come può essere realizzato un piano se permanendo le attività di autodemolizione, cioè possono permanere nello stesso spazio? Allora, come diceva il consigliere, dobbiamo cercare di bilanciare le attività, diciamo, le necessità delle attività esistenti, ma anche consentire a chi ha un terreno libero di poter intraprendere un'attività. Uh-huh. E siamo proprio in questa situazione, dove in un'area ci sono delle attività già attivate e avanzate, come le attività di autodemolizione e di autorimaggio,
però c'è una parte di territorio che è libera e quindi non possiamo non consentire al proprietario o a chi vorrebbe costruire quell'area libera di costruire e limitare la propria attività, diciamo, edificatoria. Allora noi con questo piano abbiamo cercato di mediare, cioè dire che le attività che ci sono, nelle norme di attuazione abbiamo detto che possono essere mantenute, continuare a fare manutenzione ordinaria o straordinaria, se non sono state classificate come edifici da attività, che se sono abusivi vanno demoliti. Se invece sono autorizzati, e diciamo per la maggior parte delle attività sono autorizzate o ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 152, quello delle sui rifiuti, oppure sono in sanatoria. E quindi abbiamo detto che per quelle che non sono classificate come da demolire possono continuare ad essere gestite. Ingegnere, mi scusi, sì. Mi perdono ingegnere, però io non so se sono solo io o un po' tutti, la sentiamo malissimo. Sì, molto disturbato. Tra l'altro io ho anche, non ho sentito un passaggio che mi interessava importante. Non è che per caso gentilmente l'ausilio può avere l'ausilio di un auricolare, tra telefono, insomma. Dovrei, non lo so, dovrei un attimo che vediamo se... Sì, sì. O magari si avvicina di più il microfono, perché la sentiamo molto disturbata. Ora vediamo di sì, utilizzare sì. L'auricolare. Sì. E tra l'altro il passaggio che non ho sentito è quello che riguarda quelle già esistenti in parte da demolire, quindi penso che si riferiva all'articolo 3 della proposta di delibera, quando parla insomma di capannoni fatiscenti o comunque in pericolo, quindi sicuramente se ho sentito, non ho sentito, ma penso che si riferiva a questo, quindi volevo solo conferma poi. Allora, così si sente meglio? Sì, decisamente. Benissimo, sì, così sì. Probabilmente era perché il telefonino sì, era un po' lontano. Sì. Allora, ripeto, diciamo, noi con questo piano abbiamo cercato di fare fronte sia alle esigenze delle attività che già sono in essere, quindi le attività di autodemolizione, di autoricambi. Per queste noi abbiamo messo nelle norme di attuazione che possono continuare a rimanere, nel caso di che l'autorizzazione venga rinnovata dalla regione, e poter fare manutenzione ordinaria e straordinaria, se non sono stati classificati come edifici da demolire. Dopodiché non possiamo non consentire a chi ha un'area libera di poterla sfruttare per le proprie attività. E quindi abbiamo detto che fino a quando le attività sono autorizzate possono continuare a rimanere e fare manutenzione ordinaria e straordinaria. Dopodiché c'è pure una parte libera che può realizzare, diciamo, un'attività ex novo, diciamo. Quindi l'attività delle autodemolizioni possono continuare a rimanere nel caso in cui queste autorizzazioni vengono a scadere, oppure queste attività di autodemolizione devono fare interventi che vanno al di là della manutenzione straordinaria, si devono adeguare al piano. Mi sentite? Ok, sì, perfetto. Questo quindi il primo punto è esaurito. Poi Daniela, avevo altre titubanze tu, no? Mi è sembrato di capire. No, io devo dire no. I miei dubbi sono anche sulla villa dietro. Cioè, vorrei capire meglio, se lei ci spiega un attimo. Io stavo guardando le tavole perché non avendo le conoscenze vado un po' a tentoni, cerco di capire dalle tavole che ha condiviso ora il vicepresidente quella che è lo stato attuale e come verrebbe realizzato. Vorrei capire meglio, quindi se lei può esporcelo dicendo questo piano non è... Allora, questo piano non è detto che debba essere attuato tutto contemporaneamente e tutto così per come è stato previsto, ma cerca di fare fronte, di fare andare alle esigenze, far fronte alle esigenze dei proprietari ed essere attuato in varie fasi. Per esempio, in questo momento in cui ci sono le attività autorizzate, queste possono rimanere. Ma chi deve costruire? E può costruire realizzando le opere di urbanizzazione primaria che sono di competenza di quel lotto. E quindi consentire anche a chi non ha costruito, per non essere, diciamo, penalizzato, di poter costruire. Quindi non è detto che debba essere realizzato tutto contemporaneamente per così per com'è.
Ok, chiarissimo. Sì, io diciamo mi ha levato lei molti dubbi che appunto sono quelli della salvaguardia di tutte le parti, insomma, Sì, e mi ha abbiamo levato anche cercato il di... dubbio riguardo l'eventuale concessione, eventuale futura concessione. È chiaro che se ci sono capannoni fatiscenti o comunque in condizioni non stabili debbano essere demoliti. E dal piano urbanistico, rispetto alla domanda che le avevo fatto io, ma comunque dalle tavole mi è stato quasi del tutto spiegato e comunque esaurito, è un triangolo a quanto vedo comunque il trapezio che riguarda Viale Michelangelo, Via Salerno e Via Felice. Quindi sicuramente non può essere compromessa alcuna viabilità sul quartiere Cruillas, anzi, devo essere sincero, questo piano rispetto ai precedenti votati può portare solo delle migliorie Sì, tra al l'altro noi abbiamo cercato di realizzare, come si vede dagli elaborati, anche una fascia, chiamiamola una fascia filtro con Viale Michelangelo, dove ci sono realizzati dei parcheggi e si esatto. realizzeranno anche dei filari di alberi per evitare, diciamo, la visione di queste attività da Viale Michelangelo. Dopodiché c'è questa zona filtro, che consente anche di scaricare una parte di parcheggi dalla Viale Michelangelo a questa zona nuova di parcheggio. Esatto, sì, perfetto. Dico, questo è un altro elemento che sicuramente proprio stavo guardando e c'ho la tavola 8 proprio aperta in questo minuto mentre le parlavo, proprio stavo visionando anche io questo. E le dicevo sicuramente per noi, a parte che il bello di questo progetto è che non è un progetto chiuso, ma un progetto aperto, come diceva lei, che era appunto subordinato dalle eventuali concessioni, le future concessioni che verranno rinnovate alle attività preesistenti, ma appunto le tavole. Più dettagliatamente spiegano appunto la costruzione di questo piano che può essere appunto anche parziale, non del tutto. Quindi io dal punto di vista mio sicuramente lei ci ha chiarito i dubbi che avevo e ancor più le tavole di cui ora siamo in possesso. Quindi da parte mia diciamo sono soddisfatto, quindi sono pronto a esprimere il parere. Se la consigliera Tumbarello non ha altri dubbi e gli altri consiglieri, perché non vedo nessuno prenotati, io a questo punto No, io possiamo anche. Sì, non ho altri dubbi. Solo una Presente? cosa, Ingegner. Sì. No, Sì, volevo chiedere ascolto. una cosa Sì, al prego, consigliere ingegnere. Nona, prego. Ingegnere, buongiorno, sono il consigliere Nona. Buongiorno. Gli volevo chiedere, in questa villa che è antica, che si vede pure La Villanello. nella foto, è Villanello, esatto, di cui ci abita mio cognato addirittura. Sapere, siccome è antichissima, volevo sapere se nel piano che avete fatto voi, questa villa, non lo so se consente, se c'è, diciamo, un piano regolatore. Allora, per quanto riguarda la Villanello, è stata con questo piano, cercata di valorizzare. Perché in un primo momento, come vede lei dalla campitura del piano particolareggiato, la villa, proprio l'edificio in sé, era stato eliminato, cioè messo fuori dalla zona D2. Cioè era stata praticamente creata una spaccatura tra l'edificio in sé e l'area di pertinenza. Noi, diciamo, con questo piano cerchiamo di sanare questa incongruenza che c'era nel piano regolatore, unendo sia l'edificio in netto storico, sia la parte di pertinenza. Quindi abbiamo ricreato l'unità di questo edificio con il suo contesto, legandola anche a quei due magazzini di netto storico che cerchiamo anche di valorizzare. Cerchiamo di valorizzare anche la villa, allargando la strada che da via Michelangelo porta alla villa, creando anche una parte di verde pubblico che accompagna questa nuova viabilità. Anzi, diciamo, con questo piano abbiamo cercato di valorizzare effettivamente questa villa che era diciamo, dal piano regolatore messa un po' da parte. Quindi, per il nostro, diciamo, Scusi, ingegnere, nel era frattempo quello di. chi vuole guardare, stiamo parlando della tavola 4. Scusi, ingegnere, se lo così magari nel frattempo noi guardiamo tutto.
Prego, ingegnere, scusi, non ho detto nel frattempo i consiglieri, stiamo parlando della tavola 4, così mentre lei parla dell'area verde e della strada che porta la via Michelangelo alla villa, noi l'abbiamo davanti. Quindi abbiamo cercato di ricreare, diciamo, questo nuovo, di ricreare questo, allargare anzi quest'asse che collegava, diciamo, questa villa con la restante parte della città. E abbiamo, come ripeto, cercato di ricostruire l'unità di questo edificio con il suo contesto, con le sue pertinenze, con c'è una bella, pure una bella fontana là davanti, e anche l'unità con il giardino, c'è un giardino anche storico, un giardino murato, e abbiamo creato l'unità di nuovo di questa pertinenza con l'edificio. Grazie ingegnere. Grazie a lei. Sì ingegnere, grazie appunto anche di questa spiegazione. Io stavo guardando proprio la tavola qua. Sì, considerato un barello, prego. Quello che io vedo guardando le tavole, praticamente gli edifici sulla destra della villa sarebbero realizzati solo in un secondo momento, perché in questo momento, in questa frazione a destra della villa, sorgono gli edifici dell'autodemolizione, corretto? Quindi la prima parte del progetto sarebbe quella a sinistra della villa, lì sarebbe costruito. A sinistra, che è un'area libera, lì diciamo una volta approvato il piano, se il piano è approvato, si può realizzare si possono realizzare i nuovi capannoni. Là nella parte destra, guardando le tavole, okay. I capannoni possono essere realizzati un domani, quando le autorizzazioni degli autorizzatori saranno più rinnovate. Perfetto, ho compreso, grazie. Grazie a lei. Ingegnere, penso che a questo punto non ci sono altri interventi, ma lei è stato chiarissimo, è stato molto importante il suo intervento oggi, così da poter esprimere il parere che penso sia più che positivo, le ripeto, perché per me rispetta tutti e tre i canoni, e poi il bello di questo progetto rispetto agli altri appunto è che non è chiuso, ma può essere fatto a sé. Avete visto il rendering del 3D? Abbiamo fatto anche il modellino di questo piano per dare magari una maggiore cognizione di quello che abbiamo pensato. Ci sono anche le foto, se voi le vedete nella tavola 11, mi pare che è, dove ci sono delle visualizzazioni 3D che non sono diciamo informatizzate, ma sono le foto di un modellino reale in scala. Sì, ci manca questo passaggio, sto vedendo forse se... No, nell'elaborato no. No, non l'abbiamo la tavola 11. Ingegnere Di Lorenzo, ancora... guardando sempre le tavole, i parcheggi sarebbero realizzati dove c'è questo capannone che verrebbe costruito, perché nel progetto l'area parcheggi risulterebbe invece nell'area accanto. Dico, dove parcheggerebbero le macchine in questo caso? Perché non vedo... Allora, intanto le attività devono avere i parcheggi di pertinenza. Okay. Questi parcheggi che abbiamo previsto noi sono quelli che ci impone il decreto ministeriale 1444 del 68, che per un'area ci deve essere almeno il 10% di spazi destinati ad attrezzature, di cui la metà almeno in parcheggi. E noi abbiamo localizzato questi, che sono i parcheggi pubblici. Se il capannone, qualsiasi attività andrà nel nuovo capannone, dovrà realizzare i parcheggi di pertinenza. Ok, d'accordo, perfetto. Va bene. Sì, ho appena inserito la tavola 11, ingegnere, perché mi è appena arrivata, perché gli uffici hanno fatto peripezie stamattina per cercare di estrapolare tutti gli allegati, e mi hanno inviato 20 mail. Ora ce l'ho davanti, certo. Che veramente dà l'idea di come questa zona. Bellissimo, bellissimo. Assolutamente. La strada che porta alla villa, sì, l'abbiamo, i tre capannoni, bello. I tempi di attuazione, ingegnere, solo quest'ultima domanda? Allora, il piano, questo di qua, è realizzato in conformità con il piano regolatore, cioè non è invariante, è in attuazione del piano regolatore, perché è una zona D2, quindi c'è il passaggio in consiglio comunale, dopodiché la delibera viene pubblicata ai sensi dell'articolo 3 della 71-78. Sì. Se ci sono osservazioni o bisogna controdeludere le osservazioni e ritornare in consiglio. Se non ci sono osservazioni, si ritorna in consiglio prendendo atto che non ci sono osservazioni, e da quel momento, con un altro voto di consiglio comunale, diciamo, il piano è esecutivo.
non c'è necessità in questo caso del passaggio alla regione. Alla regione lo mandiamo solo per conoscenza, perché il piano è in attuazione del piano regolatore. Ok. Perfetto, ingegnere. A questo punto noi la ringraziamo della sua presenza, degli sforzi fatti anche per essere presenti qua e darci tutte le dovute delucidazioni che sono state, appunto, ripeto, preziose. Grazie, alla prossima allora, ingegnere. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Grazie ancora, buona giornata. Buongiorno. Signora, a questo punto io procederei, se non ci sono altri interventi, alla... Io posso fare un rilievo, premesso che, certo, diciamo, sono convinta che la realizzazione potrebbe essere utile per, diciamo, eliminare un po' di degrado dell'area, perché obiettivamente, esatto, è indubbiamente una zona degradata, e non scordiamoci che dietro in Via Felice c'è una discarica che abbiamo tutti segnalato, che abbiamo tutti attenzionato e che non riusciamo a fare eliminare, perché per quanto possa intervenire l'amministrazione per rimuovere, comunque gli incivili restano. Quindi mi auguro che magari con un servizio di videosorveglianza per garantire la protezione del supermercato si possa in qualche modo limitare l'area o comunque il conferimento illecito di rifiuti. Il mio unico dubbio riguarda la quantità di supermercati già presenti sul territorio, cioè vi invito a riflettere su quanti supermercati sono già presenti nel territorio, compreso tra Cruillas e CEP, e se effettivamente risulta necessario inserire un altro supermercato. Noi partiamo dalla Lidl di via Bernini, al Paghi Poco di via Brunelleschi, al Conad di via Michelangelo, al Penny di via Michelangelo. Cosa sto scordando? Aiutatemi se ce ne sono altri. Centro La Torre. Al Centro La Torre, che copre sia il CEP che Borgo Nuovo. A Conad. Conad di via Michelangelo e di via... Quindi questo va messo sulla bilancia. Bilancia benefici e svantaggi, quanti supermercati già ci sono? È effettivamente necessario un altro supermercato, al netto di tutte le migliorie che potrebbe apportare per, diciamo, eliminare un po' di degrado da una zona che è fortemente degradata? Quindi mi interrogo. Io in realtà dico, se posso, che comunque sia una struttura del genere. Signori, scusate. Dobbiamo fare, perché ci sono problemi sulla verbalizzazione, quindi solo se Daniele ha finito, poi diamo la voce. Io ho finito, era soltanto questo il mio va unico... Bene. Ok. Ragazzi, per favore vi chiedo di prenotarvi e fare possibilmente, nel limite del possibile, come già detto in capigruppo, interventi unici, cioè parlare una volta, non un dibattito, perché il dottor Manfred viene veramente difficile verbalizzare e poi altrimenti è costretto a giornalmente guardare 2 ore, 3 ore di registrazione per estrapolare meglio il nostro intervento. Quindi facciamo unici interventi possibilmente. Prego, consigliere Cannella. Sì, no, dico semplicemente una riflessione che è nata dal discorso di ultimo della consigliera Tombarello sulla necessità o meno di un supermercato. Io non so se è necessario e quanti supermercati ci siano in quella zona, e non so nemmeno nel senso metaforico, perché anche in via Salburgo sono presenti infiniti supermercati, però tra nella bilancia tra pro e contro, tra pregi e difetti, sicuramente la miglioria a livello di decoro è, ma soprattutto è innegabile, un supermercato, una struttura economica, un'altra attività economica porta sicuramente una mole di posti di lavoro, che è una miglioria sicuramente non indifferente, oltre quella, secondo me, di decoro urbano. E al di là che sia poi un supermercato, sia una sala giochi, ossia una pompa di benzina, io penso che comunque sia comunque un bene. Poi sarà il mercato, secondo me, stesso a decidere se quello è un supermercato migliore o meno. Anche perché, se voi avete visto, per l'acquisizione di quel terreno credo ci vogliono 1 milione di euro, leggevo nel progetto,
Quindi comunque sia ci deve essere un'attività economica in grado anche di acquisire quel terreno e se porta posti di lavoro, perché no? Al netto del fatto che sia bene o male un supermercato lì presente, oltre a tutti quelli già presenti. E ho finito. Grazie consigliere Cannella, sì, se io devo fare anche le mie riflessioni, appunto, quindi sono le mie dichiarazioni queste per intenderci, rispetto a quanto detto alla consigliera Tumbarello, che sono delle osservazioni per carità giuste, ma sono d'accordo al consigliere Cannella, penso che intanto oltre al mercato che deciderà quale sia meglio il supermercato, quale sia il supermercato migliore, io penso che questa sia una strategia che non compete a noi, ma una strategia di marketing che sicuramente compete a chi vuole acquistare vuole spendere dei soldi, che non credo che siano degli sprovveduti, quindi loro stessi capiranno se è necessario o no nelle vicinanze aprire un supermercato. Dico, noi abbiamo l'esempio, possiamo solo prendere portare a conoscenza degli esempi che ci sono già in città, come per esempio via Ugo La Malfa, non tanto sui supermercati, anche se ce ne sono 10 e ne continuano ad aprire ultimi in ordine il Conad, ma mi viene in mente per esempio sul negozi di elettronica ce ne sono 4 in via Ugo La Malfa, quindi penso che è un'osservazione giusta, ma io la vedo dal punto di vista nostra, cioè, diciamo che riguarda puramente l'attività consiliare, quindi dico per me, appunto come dice il consigliere Cannella, visto che tutto quello che porta migliorie senza intaccare viabilità, come già detto precedentemente, possiamo solo accettarla. E di riflesso, come diceva giustamente la consigliera Tumbarello, io la prima cosa che ho pensato appunto è stata la discarica di Via Felice, che tra l'altro è una discarica censita, quindi comunque di quelle a conoscenza dall'amministrazione, sicuramente con una riqualificazione dell'area verrà meno questa discarica, o per il controllo o perché chiaramente la gente non si sentirà più tra virgolette legittimata a innescare una discarica. Quindi queste sono le mie considerazioni. Non vedo altri interventi, quindi a questo punto, dottor Manfre, penso che abbiamo finito, quindi possiamo procedere alla votazione del parere. Sì, parere per appello nominale. Cosa, scusi? È il parere sul punto 3. Sì, il punto 3. Io prima un attimo di procedere, dottor Manfre, non vorrei che poi ci siano assenti scrutatori e quindi va a voto la votazione, voglio capire se Tumbarello la vedo, Susinno è presente e Valenti, in questo minuto a Valenti non lo vedo, né lo sento. Roberto, risultano presenti tutti e due, ma se danno un segno di vita sarebbe meglio. Presente, sono presente. Io presente. Okay. Susinno lo vedo che chiude gli occhi, quindi non è un fermo immagine, quindi penso che ci. Quindi comunque a posto, presente, ok? Quindi sono presenti gli scrutatori. Quindi ok, dottor Manfredo, possiamo procedere. Votazione il parere, se favorevole o meno, è giusto? Ok. Del punto 3. Sì, sì. Allora, punto 3. Parere. Sono le 11:17. Aresu favorevole. Cannella. Valenti non è più connesso. Favorevole. I Muli favorevole. Nona favorevole. Maraventano assente. Pernice favorevole. Sino favorevole. Susinno favorevole. Tumbarello. Io mi astengo. Valenti dottor Manfred, Valenti è uscito, meno male che non avevo detto altro, è scrutatore. Vabbè, lo mettiamo assente, tanto è valida, per appello nominale ci sono due scrutatori più che sufficienti, voglio dire. Ok. Sicuro è uscito, ha problemi di... Non lo so. Volete creda che veramente... a contattarlo? E infatti sto provando forse è andato a prendere il caffè.
Forse un caffè è andato a prendere. Ma ora il caffè si può prendere anche fuori, quindi è un problema. Prima sono andato a casa due secondi ed era qui. Ora non è più come prima. Ma speriamo che sia... Andarlo a prendere all'interno della regione, quindi un po' di tempo lo può perdere. Speriamo sia così. Consigliere Valenti è irraggiungibile, quindi suppongo che abbia ricevuto una telefonata, ha risposto e chiaramente gli è caduta la connessione. Che comunque su questo abbiamo un appunto, perché dobbiamo capire insomma cosa è prioritario. Un consiglio, se uno è collegato esatto. Con il telefono, è giusto. Che, io ho deciso di usare due strumenti per questo motivo. Anch'io ho ricevuto una telefonata, ma l'ho chiusa. Perdonatemi, se facciamo consiglio, facciamo consiglio. Quindi assente il consigliere Valenti, lo possiamo mettere in uscita. Consigliere Valenti, assente. Comunque la proposta è approvata alla maggioranza. Grazie. Signori, io devo lasciare. 8 presenti, 7 sì e un astenuto. Ok, escono i consiglieri Valenti. Saluti. E il consigliere Susinno. Valenti era già uscito, e Susinno. Sì. Che lo sostituiamo con i consiglieri Pernice e Cannella. Quindi ore 11:20 escono Valenti e Susinno, sostituiti da Pernice e Cannella. Pernice e Cannella. All'unanimità con 7 presenti. Perfetto. Prima di procedere al punto numero 4, così come concordato, io voglio fare una comunicazione al dottor Manfre. Venerdì pomeriggio noi abbiamo avuto la conferenza dei capigruppo, abbiamo deciso, per agevolare i lavori d'aula, a stilare un cronoprogramma nostro interno, che chiaramente per esigenze ci mancherebbe altro, può essere modificato ad hoc, ma se rimane invariato, appunto avevamo deciso oggi di prelevare e votare i punti numero 3 e 4, quindi esprimere il parere sul punto numero 3 e 4. Domani avremmo l'incontro concordato con l'assessore Marino, RAP e Reset sulla questione decentramento, chiaramente non inteso come decentramento solo, diciamo, l'atto del del disserbo, non inteso appunto l'atto di per sé tecnico, comunque operativo del disserbo, ma più a lungo raggio, quindi mancato pagamento della commessa, o meglio del mancato slittamento di questo servizio da RAP a Reset. Mercoledì, vista l'esigenza, avevo concordato di invitare un assessore invitato appunto dai consiglieri, quindi rispettando l'ordine del giorno, verosimilmente aspettavamo risposta sull'assessore al bilancio e dal segretario generale, ma mi sentirò più tardi con i capigruppo e decideremo. Sicuramente, visto quello che è successo, visto gli articoli, comunque l'imminente ordinanza che il sindaco firmerà sulla riapertura dei mercati rionali, con delle modifiche chiaramente, e sono contento anzi piuttosto che rispetto alle nuove aperture, alcune richieste nostre, quindi fatte come consiglio, quindi in quel famoso documento che abbiamo inviato, sono state accolte, ovvero non riaprirà il mercato del CEP. Hanno finalmente deciso di usare la Fiera del Mediterraneo, una cosa che avevo pensato io, ho detto penso che è di facile attuazione, uno perché appunto è di proprietà, è in possesso all'amministrazione comunale, è chiusa, si può controllare il varco d'ingresso e il varco di uscita, ma soprattutto la Fiera del Mediterraneo nasce per questo, quindi non abbiamo bisogno di fare alcuna modifica. La Fiera del Mediterraneo nasce appunto per i mercati,
quindi era di facile attuazione. Siamo parzialmente contenti perché chiaramente non possiamo essere contenti del mancato avvio del mercato CEP, perché noi dobbiamo tutelare tutte, anche i mercatari, che chiaramente da 3 mesi sono senza, sono padri di famiglia che non portano stipendi a casa, quindi noi non avevamo chiesto solo dottor Manfresh, il consigliere Pernice, però lo sostituiamo dopo perché ho bisogno di fare questa comunicazione, ci mancherebbe, voglio continuare, quindi alle 11.24 esce il consigliere Pernice. Sì, dicevo, quindi possiamo essere solo parzialmente contenti perché sì, abbiamo garantito la salvaguardia dei cittadini, quindi non solo degli abitanti del CEP, ma di tutti, perché è chiaro che là non, era un suicidio riaprire il mercato al CEP, ma già lo era anche fuori dal Covid, quindi ancor più ora in presenza del Covid, perché ha accessi da ogni lato, quindi non puoi garantire l'uso dei dispositivi individuali di sicurezza. Ma appunto noi non avevamo chiesto solo la chiusura del mercato, la non riapertura del mercato CEP, ma un'alternativa valida all'apertura del mercato CEP, che attualmente non c'è, e quindi siamo tenuti ancora mi sono confrontato ieri con l'assessore, siamo tenuti ancora a trovare una soluzione. E appunto è quella invece della Fiera del Mediterraneo, siamo contenti che si usa la Fiera del Mediterraneo, in realtà non credo che noi abbiamo chiesto l'apertura della Fiera del Mediterraneo, cioè magari si inizierà in tal senso, quindi solo per lo spostamento dei mercati di via Jung e di via Le Campania, ma io penso che la Fiera del Mediterraneo debba necessariamente essere adibita ogni giorno a mercato rionale, quindi l'apertura di 6 giorni settimanali, quindi come si era detto nel programma, chiudere, cioè raggruppare 23 mercati rionali su 10, la Fiera del Mediterraneo settimanali, la Fiera del Mediterraneo ne deve ospitare giornalmente uno per 6 giorni la settimana, questo è il mio pensiero. Quindi mercoledì, alla luce di quanto successo e soprattutto alla luce dell'esclusione di questa apertura, di questa non apertura dei mercati di Viale Francia, ma solo perché Viale Francia, come visto che dai lati insomma è chiuso dai palazzi e quindi l'accesso è solo su 3 lati, l'amministrazione è convinta di poter garantire l'accesso e l'uscita e il controllo nei varchi. Ma chiaramente noi, al di là dell'emergenza Covid, comunque il Viale Francia sappiamo che al momento non può coesistere così, anche per via dei lavori che attualmente ci sono in atto. Quindi questa è la mia comunicazione, quindi sull'ordine dei lavori, e quindi mercoledì sicuramente, più tardi aspetto conferma, avremmo l'assessore pian piano all'attività produttive presenti, e sono intenzionato anche a invitare, quindi ma lo concorderemo più tardi dopo che c'è il suo avvio, anche la commissione ad hoc, quindi la commissione attività produttive, quindi per mercoledì. Giovedì invece l'abbiamo riservato a votare i nostri atti all'ordine del giorno, più precisamente le mozioni. Quindi volevo dire questo, dottor Manfred, abbiamo fatto una riunione dei capigruppo, quindi se non ci sono comunicazioni da parte di consiglieri, che non vedo, sostituiamo il consigliere Pernice, quindi procederei a questo punto con la votazione al punto numero 4, sostituendo il consigliere Pernice. Esce anche il consigliere Aresu, però, dottor Manfred. Siamo 5. Lo so. È inutile sostituire, cioè si sostituisce Pernice, ma manca il numero legale. Sostituisce il consigliere Pernice, manca il numero legale, Aresu, e si rinvia alle 11.27. 11.27, presenti 5, si sostituisce Pernice, manca numero legale. Sì. 11.28, il presidente chiude e rimanda. Sì. E rimanda ad un'ora. Sì. Tenevo a precisare che questo cronoprogramma, una delle motivazioni di questo cronoprogramma era. E chiudo la registrazione e poi noi continuiamo.
No, la possiamo fare anche in fase di comunicazione, dottor Manfredi. La 11, dobbiamo fare. Ormai è chiuso per mancanza di numero. Ok, va bene. 11, e quindi alle 12:28. Sì. Io mi devo andare a fare ora la convocazione. Esatto, allora facciamola dopo, la farò domani in fase di comunicazione. Chiudo la registrazione e continuiamo. No, continuerò domani in fase di comunicazione, è una comunicazione ufficiale, quindi la devo fare in seduta. Va bene. Grazie.